Non avrei mai pensato di lasciare l'Italia, nel mio lavoro, nella famiglia, e invece Nosibè è magica e mi ha convinto a trasferirmi in quest'isola bellissima. E probabilmente col senno di poi potrei dire che Nosibè mi ha chiamato perché dovevo essere utile qui, dovevo fare qualcosa di utile qui. E infatti dopo poco ho cominciato ad aprire una prima scuola, poi una seconda, poi una terza, e oggi ho 152 scuole qui a Nosibè e 100 in Madagascar. Ho 13.000 bambini che vanno a scuola perché è gratuito e sono scuole statali le mie, quindi lo lascio tutto allo Stato, lascio tutto ai malgasci quello che ho fatto. L'isola mi spinge a fare delle cose che qui mancavano. Ho aperto anche i dispensari perché avevo visto che dalla città dove sta l'ospedale, Hospital Bay, grande ospedale, fino ad Andilan non c'era un pronto soccorso, non c'era un ambulatorio. Non bisogna assolutamente fare le cose private, cioè aprire un ospedale privato, perché resta a te e poi si deve pagare. L'ospedale deve essere il loro ospedale. Questo è il vero aiuto, qualcosa che rimane a loro per sempre. Dove tu hai dato un aiuto, poi te ne puoi anche andare se vuoi. Usa tu mani! L'ultima cosa che ho fatto è stata quella di aprire un lodge per il turismo solidale. Questa struttura è stata già intestata ai malgasci, a un'associazione malgascia dei miei collaboratori, che così potranno continuarla anche dopo. Tutto quello che si guadagna con i bungalow e tutto il resto praticamente rientra nell'associazione che si occupa poi del carcere, dei vecchi, di pagare i professori, e di curare gli indigenti, cioè è una vera solidarietà per la popolazione malgascia.